Gianni Colascione, siamo in compagnia qui al 13° congresso di Radicali Italiani di Laura Rossi, assessore al welfare di Parma. Quindi una presenza istituzionale che è venuta qui a fare in qualche modo un saluto, a intervenire. Ricordiamo che Parma c'è un sindaco che è Pizzarotti. Ecco, i motivi di questa presenza, siamo veramente curiosi e se interverrà qui al congresso. Ma il sindaco Federico Pizzarotti è stato invitato, io ho avuto occasione di essere nei paraggi, per cui molto volentieri porto un saluto da parte del sindaco e della giunta. Ci sentiamo molto vicini comunque al Partito Radicale, perché stiamo portando avanti una serie di battaglie per i diritti civili, e queste cose ci hanno fatto avvicinare al Movimento Radicali di Parma e quindi ci sentiamo su questi temi molto vicini. Parliamo di diritti civili, un tema insomma, che è sempre abbastanza caldo in Italia e sempre diciamo, trattato nei congressi radicali. Ecco, a Parma qual è la situazione? Per esempio per quanto riguarda le unioni civili, ci sono i registri delle unioni civili, unioni omosessuali, Sì, sì, in questi anni abbiamo approvato il registro delle unioni civili, il registro del testamento biologico, il registro della bigenitorialità, che è uno dei primi in Italia e che è una cosa che credo sia simbolicamente importante per dare corpo a una legge che in Italia non è di fatto stata applicata. E stiamo adesso cercando di registrare il primo matrimonio a Parma fra due persone omosessuali, e in quest'anno abbiamo, credo primi in Italia, portato avanti una battaglia per un affido di una bimba a una coppia omosessuale che ha avuto una vicenda con i tribunali minori della regione Emilia-Romagna, per cui ci sono stati dei ricorsi della procura che sono finiti con un'approvazione di questo affido fatto dal comune di Parma, per cui anche questa è una battaglia a cui noi crediamo moltissimo, che stiamo portando avanti. Quindi insomma è un lavoro che state facendo. E una curiosità, siccome su questa cosa della registrazione dei matrimoni omosessuali insomma c'è stata una certa polemica, allora per curiosità a Parma si è deciso chi è che si assumerà questa responsabilità di registrarli? Assolutamente il sindaco. Dal punto di vista giuridico sappiamo che è una provocazione, ma perché vogliamo fare partire una discussione su questo tema, per cui sappiamo che in questo momento in Italia dal punto di vista legale ha poco significato un gesto del genere, è sicuramente un gesto simbolico, così come le attestate di cittadinanza ai bambini stranieri. Sono tutti quei piccoli gesti che dal punto di vista giuridico forse non hanno nessun peso, ma che servono per incominciare ad avviare una discussione, a far parlare e a cominciare a ragionare di questi temi che sono diritti importanti. Perfetto, a questo punto ringraziamo Laura Rossi, appunto assessore a welfare di Parma, grazie ancora e le invitiamo ovviamente a vedere anche le altre interviste di Libri TV dove diciamo le tematiche radicali non mancano. Grazie ancora. Grazie a voi.